Lucifora. All'ottobre dell'87, il 28 ottobre esattamente, quando abbiamo una riunione nell'aula magna della sede centrale della Mazzini, nella cui riunione interviene l'assessore Ricipra. In quella data l'assessore si impegna a darci una soluzione entro un mese. Dove si doveva trovare eventualmente una soluzione migliore, in realtà ho la sensazione che non si sia fatto niente per cercare questa soluzione. Per cui alla fine si è proposta una soluzione per la quale non si aveva fatto addirittura la rilevazione tecnica. Ok, allora rispettiamo questo arrivo. Tutti noi se qualcuno finisce lo portiamo qui. Flavia, cercami per abbagliare. Se vuoi, alla fine di un'ora, posso dire. Forza, dai, che c'è il sole pulito, via. La ripartenza, la discesa. Vabbè, salta. Vai, vai. Pronti? Forza, prima che si dice. Bene, basta così. Ci siete? Sì. State in tensione. Motore. Azione. Vabbè, uguale, se comincia. Eppure qua. Vabbè. Cioè, è meglio un centimetro di un inclinato che no. Meglio un centimetro di un inclinato. Va bene. Pronti? Siamo? Sì. Uno destra, ciak in coda. No, mettilo lì. Il colpo di suolo. Comunque la stampiamo, non mi dispiace affatto. Roberto, non è dopo solo. No. Guarda, guarda che gusto. Ti dico perché. Pronto? Le donne, Sandro? Un motore ci vuole qui. Sandro non c'è. Parte tipo strudel. Allora dobbiamo spostare. Uno. Va bene? Ho capito. È buona, è buona. Tutta ricotta, va. Ricotta, salsiccia. Thank you.
alla pubblica amministrazione, ma anche a quello che è il mondo dell'imprenditoria, quello che è il mondo dei servizi sociali. In generale, però complessivamente, nonostante gli atteggiamenti a volte di non assoluto rispetto, però assoluta comprensione della qualità di questa esperienza da parte di alcuni, è chiaro che succedono fatti come quelli di Accardo. Parliamoci chiaramente. Io capisco l'amarezza vostra, perché paradossalmente è la stessa amarezza che prova qualcuno di noi quando resta un politico e la gente pensa che tutti i politici sono malati e tu non ce ne sta male. Non è che è bello questo caso, no? Uno cerca di essere onesto, di essere, insomma, rispettare le leggi e così via. Allora noi dobbiamo, come dire, avere un grande rispetto per questa problematica e in qualche modo dobbiamo essere orgogliosi di aver costruito in Sicilia un'esperienza che, insomma, quasi unica anche in Italia. Il fatto che i giovani non... però accostando ad esempio le tangenti pagate ai politici, e poi nel momento in cui i giovani, a quanto pare, sembra che siano stati reintegrati, quantomeno c'è lo stesso giornale a cui i giovani, ad esempio, l'hanno riportato in prima pagina, hanno fatto un trafiletto. Vincere presidenti di altre cooperative, come Gulliver, noi scendiamo in campo, questo bruttissimo termine berlusconiano, che debbono essere ridefinite e collocate in una prospettiva nazionale ed europea. Patrizia Terranova. Il discorso degli articolisti non sia abbastanza pubblicizzato, è considerato troppo come assistenzialismo e non lo è, perché ci sono dei progetti, ci sono dei lavori realizzati eccezionali e secondo me ci dobbiamo sforzare anzitutto di portare all'esterno e far conoscere realmente i contenuti e le capacità di questi progetti. Ciao, vieni a visitare? Sì. Vabbè. Buongiorno, grazie. Yeah, non tenere che puoi staccare, menù. Cerchiamo anche di allargare a livello di Sud Australia, Adelaide, se, esce nel, se entra nell'ambito economico della visita. E anche vice consultore della consulta della regione siciliana per una cooperativa del Sud. E stiamo cercando inoltre di avere questa federazione dove c'è la maggior parte dei siciliani. Contiamo sui 200.000 siciliani che sono. Cerchiamo di vedere se possiamo organizzare. Prese da parte di Sebastiano e di Giovanni sono delle iniziative importantissime, perché danno la facilità a questi ragazzi d'Australia e noi altri, il nostro compito è quello di far vedere l'altra faccia, la faccia della Sicilia culturale, la faccia della Sicilia, un po' le tradizioni della Sicilia, perché finanziariamente non sono in una posizione di poterlo fare. Sono pochissimi, ma comunque esistono anche in Australia. Cioè, noi altri stiamo cercando di organizzare dei gruppi di siciliani.